Allora io chiederei ad Andrea Campinotto, presidente di avviso pubblico, di interferire ringraziandolo per aver scelto Roma quest'anno per la sua assemblea nazionale. Sì, buongiorno a tutti, signor Sindaco, caro Assessore, autorità presenti, per noi è veramente una grande responsabilità essere qui a Roma per la nostra assemblea nazionale e in questo momento molto, molto importante. Ricordo il fatto che l'assessore Masini ha illustrato, peraltro ci assume ulteriori responsabilità anche rispetto alla sua efficacia e devo dire che garantire che noi ce la metteremo tutta per fare in modo che le esperienze che abbiamo condotto in tanti luoghi del nostro paese siano messe a disposizione di Roma Capitale, sapendo che così facendo in realtà facciamo una cosa molto importante, perché realizzare una buona pratica qui a Roma è indubbiamente un punto di riferimento per tante amministrazioni e amministratori locali in tutta Italia ed è per questo che noi investiremo tanto in questa esperienza. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sottoscritto e si impegneranno a realizzare questo patto. Ed è importante che siano tanti, dalle rappresentanze del mondo del lavoro, dei datori di lavoro, tutte le autorità coinvolte, perché l'esperienza ci dice che solo così riusciamo non solo a dare efficacia, ma a dimostrare concretamente come l'impegno per la legalità conviene a tutti ed è la partita decisiva con cui davvero tornare a guardare con speranza e fiducia al nostro futuro, al futuro del nostro paese. E sotto questo profilo voglio concludere questi miei saluti e questo contributo che daremo come avviso pubblico con una riflessione da sindaco, da uomo da sempre impegnato in politica. Quando noi siamo fuori con i nostri concittadini, tante volte dobbiamo iniziare il nostro confronto da chi ci accusa di essere tutti uguali. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Roma, tutti coloro che collaboreranno alla realizzazione di questo patto, perché io penso che concretamente realizzando questo patto potremo dire ancora una volta e con maggior orgoglio che non è vero che siamo tutti uguali, che c'è una politica bella, che ci sono persone seriamente impegnate per dare un futuro nella legalità, nella giustizia, nella tutela dei diritti al nostro paese e che la politica di questo processo vuole essere orgogliosamente un punto di riferimento, la bella politica. Grazie a tutti.